Ciao ragazzi, la scorsa volta ci eravamo lasciati con le imprese dei fratelli Gracco, le riforme attuate per sedare i malcontenti che si erano venuti a creare a seguito delle grandi vittorie riportate dall'esercito romano e quindi dall'accumulo di ingenti ricchezze e territori, ricchezze e terreni che andavano comunque solo prevalentemente le mani dei latifondisti e che avevano determinato grande malcontento, soprattutto in coloro i quali, tornati dalle guerre, si ritrovavano in mano terreni incolti, inselvatichiti e spesso, non riuscendoli più a recuperare, erano costretti a cederle ai grandi proprietari terrieri e a sottomettersi ad un lavoro di dipendenti. Perché sono importanti Caio Mario e Lucio Silla e soprattutto chi erano? Entrambi erano due generali di Roma. Caio Mario, di origine plebea, si schierò, come vediamo da questa seconda slide, a favore dei popolani, che era un partito che si venne a creare ai tempi della Repubblica Romana, chiamata anche Populares e costituita da tutti coloro i quali volevano che il governo ascoltasse anche i non romani. Ricordate quelli che avevamo detto erano i soci, tutte quelle popolazioni annesse, ma che abitanti dei territori conquistati, ma che non ottennero la cittadinanza non prima del, come vedremo, dell'88 avanti Cristo. Poi il partito degli ottimati o dei migliori, i quali invece volevano conservare Roma così com'era, per paura di perdere i privilegi, le ricchezze ottenute. Il partito degli ottimati fu capeggiato da Lucio Cornelio Silla, dal generale Silla. Caio Mario, avevamo detto, era d'origine plebea e fu eletto console nel 107 avanti Cristo. Lottò e si schierò sempre in difesa dei più deboli, quindi era il fautore del partito, diciamo, democratico. In Africa nel 105 a.C. sconfisse il re di Numidia Giugurta perché aveva messo in discussione fortemente il potere di Roma. Giugurta era uno dei tre figli del re di Numidia che morì nel 118 avanti Cristo. Giugurta, dopo la morte del padre, uccise il fratello Iemsale e nel 112 avanti Cristo, attaccò anche il dominio dell'altro fratello, Aderbale, con cui aveva, diviso il regno, a seguito anche del consenso, di Roma, dopo la morte del padre. Tutto ciò avveniva mentre l'esercito romano subiva una grande sconfitta contro le tribù dei Teutoni e dei Cimbri, che dal 113 al 101 a.C. scendevano sempre più, avanzavano sempre più verso la penisola italica per conquistare nuovi territori. È passato alla storia la battaglia di Vercelli per essere stata una battaglia molto cruenta. Ma vediamo un po' perché
passato alla storia Caio Mario come un grande generale, perché fece una grande riforma, ragazzi. Riformò l'esercito romano, permettendo per la prima volta anche ai plebei, quindi ai poveri, di intraprendere la carriera militare a pagamento. Da quel momento in poi le legioni di Roma furono composte prevalentemente da cittadini poveri, il cui futuro al termine del servizio dipendeva unicamente dai successi conseguiti dal proprio comandante, che era solito assegnare loro le terre che derivavano dalle vittorie. Se guardate questa mappa concettuale che ho preso da www.mappescuola.com, trovate ben descritte le caratteristiche dell'esercito romano dopo la riorganizzazione e la riforma di Caio Mario. L'esercito divenne ben organizzato ed addestrato, con disciplina dura ed uguale per tutti. I disobbedienti venivano puniti con frusta o con la morte, ma lo stesso i soldati valorosi, quelli che sapevano distinguersi per coraggio e valore, venivano premiati sia con denaro, sia con l'assegnazione di terre, frutte delle vittorie riportate, sia con celebrazioni con corone di alloro o di quercia. Soprattutto veniva loro conferito un posto di privilegio nella società. Nell'altro ramo della nostra mappa trovate l'esercito romano, le notizie inerenti l'esercito, la divisione in legioni, quindi la formazione dei legionari, il numero dei soldati che componevano la legione, che variava dai 3.000 ai 5.500 soldati, e poi la costruzione da parte dei legionari, vi ricordate, avevamo studiato di veri e propri accampamenti e la forma dell'accampamento. Evidente, ragazzi, che se i soldati venivano pagati, veniva dato loro dei terreni, veniva permesso loro di acquisire un posto di privilegio della società, questi avevano massimo interesse a favorire e ad appoggiare Caio Mario, anche quando questi si andava a scontrare contro i voleri del Senato, contro i voleri dei patrizi, contro quindi gli ottimati. Caio Mario con questa riforma riuscì ad assoldare un gran numero di plebei e a formare un esercito molto numeroso e forte, che gli permise appunto di rivalersi sulle tribù dei Teutoni e dei Cimbri. E infatti vi ho riportato qui una foto dove è ritratta la vittoria di Caio Mario sui Cimbri. Negli anni compresi, ragazzi, tra il 91 e l'88, comunque, ci fu una grande guerra sociale denominata anche Bellum Italicum o Bellum Marsicum. Che cosa avvenne? I popoli annesti, cioè i soci, non cittadini romani, iniziarono a rivendicare il diritto di cittadinanza. Cittadinanza che venne dapprima rifiutata, poi a seguito di numerose bagliai, di battaglie, a seguito di questa guerra sociale cruenta e altalenante, vinsero ed ottennero nell'88 a.C. la cittadinanza romana. La cartina che vedete qui di fianco, come leggete dalla leggenda, che comunque è in inglese, ma che sono certa riuscite
a tradurre, riporta i territori che appartenevano alla Repubblica Romana dal 500 al 100 avanti Cristo, sia quelle che erano state conferite dalle colonie latine, sia quelle degli alleati. Quindi tutti i territori che furono annessi. Guerra sociale per la quale furono chiamati i nostri due valorosi generali, Caio Mario e Lucio Cornelio Silla, a capo degli eserciti che furono organizzati per sedare questa pericolosa rivolta, a cui comunque fece seguito, una volta sedata la rivolta sociale, la guerra civile. Infatti, dall'83 all'82 avanti Cristo ci fu un grande conflitto civile, una grande guerra civile che vide il conflitto tra gli ottimati e i popolani, quindi tra Lucio Silla, che era a capo degli ottimati, e Caio Mario, che era a capo dei popolari, detti anche Mariani, perché seguaci di Caio Mario, che fu nominato 7 volte consono e poi morì nel 86 avanti Cristo. Quando morì Caio Mario, prese il comando dei popolani, quindi della fazione democratica, suo figlio, il giovane Gaio Mario, che insieme a Gneo Papirio Carbone guidò la fazione democratica, a cui si unirono anche i Sanniti e i Lucani, che fortemente temevano Silla e quindi temevano di perdere i diritti civili ottenuti grazie anche alla guerra sociale. La guerra civile fu combattuta sia in Italia, sia in Sicilia, ma anche in Spagna e in Africa e si concluse con la completa vittoria di Silla, con la morte e l'esilio dei capi della fazione democratica, quindi dei popolani, e la nomina di Lucio Cornelio Silla, dopo aver cancellato ogni potere dei tribuni della plebe, la nomina, dicevo, del generale Cornelio Silla, dittatore a vita. E con questa ultima notizia vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo presto con una nuova lezione. Un abbraccio, ragazzi.